Buongiorno amici, bentornati sul canale. Come forse avrete intuito, siamo sulle Dolomiti. Paganella per essere precisi. Perché? Uno, sono in vacanza. Due, dobbiamo allenarci per la All Around EMTB che inizia il 6 di settembre. E allora, niente di meglio che venire qua, salire un po' e scendere dai sentieri del bike park. L'obiettivo di oggi è rifare più o meno il giro che ho fatto 2 giorni fa, cioè salire a Punta Paganella. Sono 1100 metri di dislivello, puoi scendere da Jadaline e Ribs, che sono due bei trail neri da enduro. Parcheggio a pagamento ma gratis per chi usa gli impianti di risalita. Bravi! Naturalmente si poteva salire con gli impianti senza problemi, ma con la turbolevo e soprattutto con l'obiettivo di fare la all around non sarebbe stato saggio. Per cui seguiamo il 786, che in realtà è questa stradona bianca, ci porta su a cima della Paganella. Non siamo fortunatissimi col tempo, che ieri ha piovuto, oggi non piove, però è anche bello coperto. Speriamo di arrivare su e che sia aperto, se non altro per vedere il panorama. Temperatura fresca, che non è un male in salita. Salita lunga, 15 km e mezzo. Approfitto di questa salita noiosa e poco panoramica per dirvi che sono sparito un po' dal canale per due motivi. Primo, che ero molto stanco, non solo fisicamente, e quindi ho preso 2 weekend off dalla bici. E il secondo, che sono un pirla, perché questo video l'avevo già registrato 2 giorni fa. Ma anzi, un po' diverso, perché scendevo a Molveno per poi risalire un bel girone da 2000 metri di dislivello. Ma faccioccando con l'action cam avevo tolto la funzione di stabilizzazione dell'immagine e quindi il video era completamente inutilizzabile. Rifugi di un certo tipo, quelle là, le Dolomiti del Brenta, ma oscurate dalla nebbia, anzi dalle nuvole. Quota 1800 e le speranze che il cielo si aprisse sono un po' scemate. Ovviamente il meteo era migliore l'altro giorno, ma giustamente vengo punito per aver sbagliato i settaggi della videocamera. Quota 2050 e insomma ho visto giornate con più visibilità. Non credo che il video di oggi offrirà grandi panorami. Eccoci a Punta Paganella, il panorama però ve lo risparmio, era giù di qua. Guardate l'organizzazione, praticamente ogni rifugio ha le postazioni di ricarica gratuite. Ovviamente intuisco che Giant e Liv siano sponsor della Paganella e per cui di base ci sono i connettori per i motori Bosch, ma comunque c'è la presa per attaccare il proprio. Ed ecco il fantastico panorama della Paganella, ma con un magico effetto. Eccole qua le Dolomiti del Brenta. È un po' tagliata dalle nubi, ma comunque c'è dell'amenità. E allora, amenità che non l'abbiate già fatto, iscrivetevi al canale cliccando qua sotto sul pulsantino iscriviti o sull'iconcina del canale. Guardate che bei posti, pure le Dolomiti. Attivate le notifiche perché arriveranno un sacco di contenuti interessanti. Va bene, andiamo a fare la roda. No, la Jadaline. Inizio subito croccantissimo. Calmi, no.
Vabbè, dai, suggestivo nella nuvola. Sperando che più sotto si apra un po'. Parlerò poco perché è impegnativo sia fisicamente che psicologicamente, cioè nel senso che bisogna stare concentrati. Attenzione, un po' di sole. Illuminati da un timido sole, continuiamo per Giada Line. Un pezzo un po' più umidiccio. E anche un po' più raduccioso. Decisamente più scivolosa. Scivola tantissimo, proprio tanto tanto. Pezzo nel boschetto. E giù. E qua comincia il divertimento, sapone. Pezzo molto umido. Non tiene niente, né su pietra né su radici, soprattutto qua. Comunque diciamo che aver guidato sulla neve aiuta. Oh.
E di qua a destra si va a Fai della Paganella, a sinistra si va nel Ribs e si va ad Andalo. Ribs anche bello impegnativo, non voglio sapere perché si chiama Ribs, che vuol dire costole, anche se immagino il perché. Che fatica. Che la pioggia di ieri non ha aiutato. L'altro ieri era molto più asciutta, un po' più asciutto, dai. Ultimo pezzo di Ribs meno radicioso, se ricordo bene, forse non ricordavo bene, quando l'ho fatto solo 2 giorni fa, mica posso ricordarmi tutto. L'errore che si fa in queste condizioni è frenare, perché scivola, ma frenare è peggio, è meglio lasciarla correre. Viva la molla, molla, da davanti e dietro. Viva la molla, molla. Frenato. E da qua rientro su Andalo e adesso saliamo per andare a fare il Willy Wonka. Che poi parliamo del rientro su Andalo. Tutte piste ciclabili in mezzo al bosco. Tanta roba. Siamo arrivati all'arrivo del Willy Wonka, che è questo qua dietro, e adesso noi risaliamo di un po' per andare a riprenderlo. Per andare a prendere Willy Wonka si rifà esattamente un pezzo di salita verso cima Paganella.
figata, un po' di relax. Poi Willy Wonka, no, poi si mangia, poi Willy Wonka. Siamo pronti a ripartire, andiamo, Willy Wonka. Nel frattempo qua si è di nuovo chiuso tutto, è diventato di nuovo inverno, 14 gradi. Andiamo a fare un bel Willy Wonka. L'iconico, l'iconica passerella del Willy Wonka. Viva i flat! Okay, non è che mi facciano impazzire a me questi sentieri da park. Preferisco lo scassatissimo. Però l'ho messo a posto ieri, quindi dovrebbe essere super liscio nella parte finale. E voilà! Peccato il tempo ovviamente, peccato per i panorami, perché poi in realtà sui sentieri si vedeva abbastanza bene. C'è la liner hips, tanta roba. Levo, veramente super, scendere anche giù dallo scassatissimo. Chittata così con molla davanti dietro, fa il suo porco lavoro. E allora, spero che questo video vi sia piaciuto, non sarà l'ultimo. Dopo ne dovrei fare ancora uno qui alle Dolomiti, dopodiché si va all'Isola d'Elba, ma soprattutto a settembre ci sarà la All Around IMTB Bosch in Valle d'Aosta. 5 giorni di gara che vi racconterò insieme a TK. E allora vi consiglio di, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale, mettere mi piace, ma soprattutto attivare le notifiche così da non perdervi niente.